Qual è la situazione nel nostro territorio? Le produzioni sono a rischio blocco? Al momento le produzioni non sono a rischio blocco. È chiaro che tutti i rotocalchi ci hanno spiegato che a causa dei problemi gas, probabilmente nei mesi di gennaio e febbraio ci potrebbe essere una riduzione che comporterà probabilmente una limitazione per certi settori più gasivori. Quindi uno dei temi è che ci si sta impegnando per capire come fare ad evitare questo. Al momento blocchi non ce ne sono, è chiaro che molte aziende si stanno preoccupando per capire se dovessero razionare la mia azienda, cosa posso fare? E quindi ognuno sta cercando di capire cosa può fare ad un'alternativa al gas metano. Quali sono le imprese che stanno soffrendo di più? Ormai tutte, prima avrei detto le energivore e le gasivore, però ormai anche dal piccolo artigiano, il pasticcere, come abbiamo visto il fornaio, fino ai grandi energivori stanno soffrendo tutti. Ormai i contratti a prezzo fisso sono finiti, adesso quindi si viaggia tutti con prezzi, come si dice, spot, sia per luce che per gas metano, quindi chiaramente ad ogni fluttuazione del prezzo nella bolletta successiva abbiamo automaticamente gli aumenti. Quali sono, secondo voi, le misure urgenti da mettere in campo? Allora, a livello nazionale l'Italia può fare qualche cosa mettendo una parte dell'energia da fonte rinnovabile, con impianti già ammortizzati, che vale comunque circa un 30-40% della produzione, una parte di questa produzione di energia elettrica, prodotta tipicamente da fotovoltaico e eolico, la potrebbe mettere ad un prezzo calmierato. Questo lo potremmo fare. Chiaramente servono delle direttive d'urgenza che non si sono mai verificate negli ultimi 20 anni di mercato libero, direi negli ultimi 60 anni. Per il gas metano la stessa cosa, utilizzare il gas di produzione nazionale, che ahimè sono solo 4 miliardi di metri cubi, ad un prezzo fisso calmierato. Questo lo potrebbe fare l'Italia, chiaramente con il benestare dell'Europa, perché sarebbero comunque aiuti di Stato. L'Europa invece si deve dare probabilmente una svegliata e deve cercare di organizzarsi e deve, come dire, attenuare quelle che sono le increspature che ci sono nei vari paesi e un tetto al prezzo di riserva del gas metano in qualche modo lo deve raggiungere. Nel frattempo le imprese stanno cercando di correre ai ripari. Negli ultimi anni le imprese hanno sempre cercato di arrangiarsi, non è facile, lo sappiamo, c'è la burocrazia e ci sono queste difficoltà, quindi le aziende, come hanno sempre fatto, cercano di arrangiarsi. È chiaro che oggi, a fronte di bollette molto alte, bisogna che un po' tutto il paese corra ai ripari. Le banche sicuramente nelle prossime settimane devono fare delle misure speciali di liquidità. Ecco, il tema è capire se c'è una strategia, qual è? Quella dell'Europa, francamente, è difficile da capire e fino a quanto dobbiamo resistere, perché è questo che noi non abbiamo, è un orizzonte temporale di una strategia che non si capisce. Per cui fino a quando devono resistere le aziende? Come vede, i prossimi mesi è una situazione che secondo lei si potrà risolvere nel giro di poco tempo oppure no? Allora, il fatto che abbiamo fatto un cambio di governo in questo momento è, diciamo così, un salto mortale molto particolare. È chiaro che anche il nuovo governo si dovrà mettere a lavorare da subito con in agenda questo tipo di criticità. Quindi ci auguriamo che, visto che a livello politico hanno scelto di fare un cambio di governo, siano molto rapidi e molto veloci a prendere delle decisioni. Che poi l'inerzia e la preoccupazione faccia prendere delle manovre straordinarie e strategiche che magari in periodi normali non si sarebbero mai prese è importante. Io ne cito una. Noi dobbiamo rimetterci a prelevare il nostro gas di produzione nazionale. Prima avevamo su 70 miliardi di metri cubi, 14 li estraevamo dall'Adriatico o da altri mari, adesso siamo a 2,5, 3, 4 miliardi di metri cubi. Ecco, questa è una delle prime cose che va sbloccata. Fu bloccata con un referendum rocambolesco che forse gli italiani non hanno capito quello che sarebbe successo negli anni successivi, adesso l'abbiamo capito, speriamo che questo faccia di necessità virtù anche per i nostri cittadini italiani. Ecco, ma nel mondo dell'industria, oltre a tutte queste problematiche, c'è anche quella inerente alla carenza di personale? Il tema del personale è un problema che contiene un altro problema. Il primo è quello del fatto che i giovani oggi hanno un approccio diverso alla società e all'impresa. Cosa vogliono i giovani? Cosa cercano? Quali tipi di esperienze? Mediamente sono giovani più scolarizzati, quindi sicuramente i giovani di oggi non sono più i giovani di 20 o di 30 o di 40 anni fa.
Bisogna capire quali sono le aspettative e le necessità dei giovani, anche le aziende devono cercare di capirlo e credo che un punto di incontro a livello di comunicazione fra i nuovi giovani e le imprese vada fatto. Noi anche con i sindacati e con le altre associazioni di categoria del C10 abbiamo fatto un patto per l'occupabilità, ci siamo rincontrati proprio di recente e dobbiamo cercare di fare dei progetti per andare a creare quella comunicazione mancante fra le imprese e fra i giovani. In collaborazione anche con scuole e università? Come Confindustria, con scuole e università lavoriamo da sempre. In questi ultimi 2 o 3 anni abbiamo iniziato anche ad entrare nelle scuole elementari facendo dei programmi e delle trasmissioni specifiche che poi vengono messe sul nostro sito proprio per iniziare anche dai giovanissimi a catturare l'attenzione e fargli capire quali mestieri potranno fare da grandi. È una cosa molto divertente, proprio specifica per i bambini di 7, 8, 9 anni, poi si sale alle medie e superiori, con l'università la collaborazione invece è sempre aperta, ma non si fa mai abbastanza sotto questo aspetto.